rievoca duelli accesi e scudetti contesi fino all'ultima giornata. Adesso non è più così, per la Roma particolarmente, ma l'incontro conserva contenuti agonistici elevatissimi. Le formazioni annunciate, vediamo Zinetti, il primo portiere ad essere inquadrato. Sul rinvio del portiere giallorosso sfiora la palla Rizzitelli, il passaggio indietro di Luppi fa intervenire l'altro portiere Tacconi. Questo lancio è di Corini, e per Hessler, la palla è contenuta da Bertold e poi indietro per Nela, il suo rinvio a centrocampo fermato da Giannini. Apertura per Piacentini che lancia lungo Rizzitelli, giunge la palla a Rizzitelli e De Agostini su di lui. Di Mauro su respinta della difesa juventina, ancora Giannini che apre su Feller che si presenta dalla sinistra, prova il cross Feller, Corini glielo devia in calcio d'angolo, è trascorso un minuto e mezzo, il primo calcio d'angolo della partita è in favore della Roma. Dalla lunetta Desideri. Giulio Cesar fuori area, Aldair contro Schillaci, poi Di Canio che pesca Hessler libero sulla sinistra, su Hessler si porta Di Mauro, avanza il tedesco della Juventus, apre verso Baggio, intervento d'anticipo di Nela, ma la palla rimane ancora alla Juventus, prova un tiro dalla distanza a Corini, palla che torna alla Roma con questo lancio di Di Mauro verso Feller che è rimasto alla sinistra, su di lui Giulio Cesar. Ancora Corini dopo l'intervento di Di Cagni, indietro a Luppi, cross di Luppi, allontanato Comi, ma Giulio Cesar rimette in azione Corini, veloce su Schillaci, palla indietro da Schillaci a Corini ed è di Corini il tiro fuori al quinto minuto di gioco. Calcio di punizione per la Juventus, battuto da Rocchi, Hessler in avanti, vede Di Canio libero in area, Di Canio, cross di Di Canio, colpo di testa all'indietro di Piacentini, poi esce Zinetti, ma su di lui è intervenuto Schillaci e c'è lo scontro fra i due e rimane a terra il portiere della Roma. Incidente a Zinetti dopo 10 minuti di gioco, scontro con Schillaci. Accenna a riprendere il gioco Zinetti anche se appare ancora dolorante, punizione per fallo sul portiere, battuta da Desideri. Prolunga la palla Rizzitelli per Comi, ma Giulio Cesar si interpone fra il suo portiere e il centravanti tedesco, rinvio della Juventus con avanzata di Luppi, deviazione in palo laterale di Giannini. Gran confusione, esce poi Marocchi con la palla, l'apertura per Hessler su Di Canio che ha girato Bertold, avanza Di Canio, c'è un intervento di Comi, va a terra Di Canio e cartellino giallo per Comi,
ammonito Comi al 13° minuto del primo tempo per fallo su Di Canio. Punizione di Baggio. Esce Zinetti di pugno, manca la palla, allontanato Rizzitelli, ferma De Marchi, ancora un lancio verso Baggio, colpo di destra di Giannini, il primo ad accorrere sulla palla d'Esle, Marocchi, Di Canio indietro, ancora Marocchi, Baggio, De Agostini, Giulio Cesare, anche lui all'attacco, Hessler, triangolo con Di Canio, ancora Hessler, cross di Hessler, Comi mette fuori area di pugno, tiro di De Agostini. Schillaci in lotta con Aldair, commesso fallo ancora da Aldair, calcio di punizione per la Juventus, eccolo toccata, mandati in avanti Corini. Deviazione di Giannini, ancora Giannini, Nela, Di Mauro, Giannini, Piacentini, Desideri, deve poi effettuare la rovesciata sul pallone che gli aveva intercettato De Agostini, prova ancora un affondo Föller. Ancora Föller riesce a liberarsi e ad effettuare un cross da sotterra, ostacolato come era da De Marchi, fermato da Giulio Cesare, messo fuori area, è fuori quando la palla è toccata da Hessler, quindi rimessa in gioco con le mani da parte della Roma. Ha prolungato il pallone Hessler verso Schillaci, è intervenuto prima Aldair, poi Nela, poi Rizzitelli che lancia Giannini, Giannini con Giulio Cesare, Giannini riesce ad anticipare l'uscita di Tacconi, brivido per la difesa bianconera, e manda il pallone fuori a porta vuota, Giannini al 20° minuto, prima palla gol della partita per la Roma, adesso Di Canio, su di lui è intervenuto Bertold. Per il fallo laterale avanza prima Baggio, poi Luppi. Schillaci. Controllato da Aldair, Schillaci, poi è intervenuto Giannini, ha fatto intervenire Zinetti, Desideri e Giannini ancora per la Roma. Comi. Fanno pressing gli attaccanti bianconeri. Marocchi. Lascia ad Hessler. Stringe Hessler in area. Ancora Hessler. Cerca spazio per il tiro. Glielo ha impedito Bertold allontanando. Palla ancora la Juventus. Con De Marchi. Ha scambiato con Baggio. In attacco De Marchi. Rinvia ma sbuccia la palla Aldair ed è il gol di Schillaci sul suggerimento di De Marchi. Grave disattenzione della difesa della Roma, De Marchi si è portato in avanti, ha offerto a Schillaci un pallone a pochi metri dalla porta e sull'uscita di Zinetti Schillaci al 22° ha portato in vantaggio la Juventus. Puntata in reazione della Roma è portata da Rizzitelli e arriva
Giulio Cesare ad evitare il fallo di fondo, ma non il fallo laterale. Un piccolo screccio fa Giulio Cesare e Feller, rimesso in gioco Danella verso Feller. Intervento di Di Canio, di Corini, è irregolare nei confronti di Feller, calcio di punizione in favore della Roma. Avanza a battere il calcio di punizione Giannini. Tiro insidiosissimo di Giannini a rientrare, che Tacconi alza sopra la traversa in calcio d'angolo. È il secondo corner della partita, è in favore della Roma, la Juventus non è abbattuti, 1-0 è il risultato in favore della Juventus, 24esimo minuto dalla lunetta Giannini. C'è fallo di mano di Baggio, quindi calcio di punizione in favore della Roma. Cross di Giannini, Giulio Cesare ha messo fuori, rimanda in avanti Desideri. Ancora Giulio Cesare, tiro al volo di Desideri, alto. È di Bertoldi il colpo di testa, poi di Mauro, poi ferma Corini, attaccato da Piacentini, mantiene il possesso della palla, e alto su Hessler, attacco di Hessler. Stringe verso la rigore Hessler, ancora Hessler, ed è il raddoppio di Schillaci. Ancora Schillaci, 28esimo minuto. È andato via Hessler sulla sinistra in una zona non presidiata. Si è portato sul fondo. Cross corto al centro, raso terra e gol di Schillaci, 2-0, doppietta di Schillaci. Rizzitelli nel tentativo di attacco, Corini porta in avanti la palla, gliela ha tolta Giannini, avanza Giannini in area verso Feller, è lungo il pallone, malgrado lo scatto di Feller, e palla sul fondo, e riparte la Juventus nella sua velocità da Hessler a Di Canio. Di Canio cross lungo, alza la palla Aldair, quel tanto che riesce a mettere fuori causa Schillaci, che si trovava ancora in buona posizione. Deviazione di Aldair, quindi la rimessa in gioco per la Juventus, siamo 30 secondi oltre il tempo quando avanza Luppi per la rimessa in gioco su Di Canio, ed ecco il fischio dell'arbitro. Alla pausa la Juventus va negli spogliatoi con il doppio vantaggio, frutto di una netta supremazia territoriale e soprattutto di una maggiore velocità che ha messo in difficoltà in numerose volte la difesa della Roma, particolarmente in occasione delle due segnature di Schillaci. È il secondo tempo di Juventus e Roma. Bianchi ha schierato nel secondo tempo Carboni in difesa. Adesso vediamo al posto di chi
è stato schierato. Intanto ecco un lancio per Feller, entra in area Feller, ancora Feller, il cross gli è ribattuto da Luppi, ma riprende ancora Feller. Fermato Feller dall'intervento di Corini e c'è Carboni, il nuovo entrato, che riceve l'ammonizione dopo 50 secondi della sua partita. Cartellino giallo per Carboni. Carboni è entrato nel secondo tempo al posto di Comi, con la Roma che restituisce il pallone alla Juventus e Luppi lo riscaraventa in avanti. Carboni, Feller, cross di Feller verso Giannini, Giannini, tiro di Giannini, parata di Tacconi. Il sinistro di Giannini per ora l'unico che ha concluso verso la porta della Juventus nel primo tempo con un calcio di punizione alzato sulla traversa da Tacconi e adesso con un tiro parato sempre a terra. Fallo in gioco pericoloso di Di Canio, battuta la punizione dalla Roma con Desideri che viene in avanti, chiuso dal rinvio di Corini, ma riprende ancora Piacentini, Giannini, Rizzitelli, vede libero sulla destra Di Mauro, cross di Di Mauro, colpo di testa di Feller, rovesciata di Rizzitelli, molto bella nelle intenzioni, ma palla alta sulla traversa. Di Canio, anticipo di Bertold, una serie di rimpalli che favoriscono Desideri, Desideri in area, indietro Giannini, 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 è fuori, aveva saltato anche il portiere in uscita, Giannini, che possiamo definire sfortunato, il capitano della Roma, anche ora un'altra conclusione sull'uscita di Tacconi, ha mandato la palla a sfiorare il palo e terminare sul fondo. Intanto Muzzi, che stava riscaldando, si rindossa la tuta, quindi Bianchi per il momento dovrebbe avere rinviato il suo ingresso in campo. Ecco ancora Giannini, Desideri, Feller, ha tre uomini addosso, c'è l'intervento di De Marchi, giudicato irregolare, e quindi c'è un calcio di punizione in favore della Roma. Sta battendo Desideri, colpo di testa di Aldair che danneggia anche Feller che era meglio piazzato di lui e la palla va sul fondo, colpo di testa di Aldair ed ecco la sostituzione, entra in campo Muzzi, vediamo chi Bianchi fa uscire dal terreno di gioco. Entra Muzzi per Rizzitelli. Che tra l'altro era stato protagonista poco fa di una bella rovesciata con cui ha sfiorato la segnatura. Muzzi. Prende il posto di Rizzitelli all'ottavo minuto del secondo tempo. Colpo di testa di Di Mauro, Giannini, Piacentini, a metà strada fra il nuovo entrato e Desideri, palla per la Juventus con Baggio, Di Canio,
secondo tempo migliore indubbiamente sul piano agonistico della partita, anche perché la Roma fa vedere qualche cosa che nel primo tempo non aveva fatto. Ecco Esler, protagonista nel primo tempo, verso Schillaci, scatta Schillaci, riesce a mandare al centro un pallone, Bertold, e poi autorete di Aldair, autorete di Aldair. Ha passato un pallone indietro a Zinetti, troppo alto, vedete, è andato a scusarsi con il suo portiere, e la Juventus segna il suo terzo gol al nono minuto del secondo tempo, autorete di Aldair. Questo gol è avvenuto proprio nel momento in cui la Roma stava offrendo alla partita la migliore prestazione dall'inizio. Ecco il lancio che trova in fuorigioco Föller. Era stato effettuato da Muzzi. Indietro Marocchi, appoggio per Corini, Baggio. Essler in area, alza la palla Essler ed è il quarto gol di Schillaci. Ormai la Juventus affonda in una difesa della Roma già di per sé stessa lenta e adesso anche demoralizzata. Schillaci ancora, 15° minuto, 4-0. Terzo gol di Schillaci. Desideri, Muzzi, due contro uno, erano Di Agostini e Marocchi, punizione per la Roma, battuta da Giannini, Föller in area, Föller tenta il tiro, glielo ribatte De Marchi in calcio d'angolo. Quinto calcio d'angolo per la Roma, primo del secondo tempo, ancora Föller ed Essler che lo ferma, duello tedesco. Il passaggio indietro di Marocchi, Tacconi riesce a evitare il calcio d'angolo, con le mani verso Essler, Baggio, è stato fermato con un ultimo intervento da Bertold, poi Giannini, Di Mauro, Aldair che si porta in avanti, forse ha voglia di riscattare il suo sfortunato autogol, Di Mauro, tiro di Di Mauro. Non ci sono preoccupazioni per Tacconi, il tiro da distante nemmeno molto forte, rasoterra e centrale. Carboni vince il primo tackle, ma è Luppi che poi ha la meglio nel duello, e Corini rilancia sulla destra, non aggancia Aldair, giornata veramente negativa di Aldair. Para Zinetti, il tiro di Baggio. Ancora Roma, ma con ben altra velocità di quanto non faccia la Juventus quando si porta in avanti. Adesso c'è un fallo di mano volontario da parte di De Agostini, poteva esserci anche un'ammonizione. La Roma ha battuto il suo calcio di punizione con palla al centro nei confronti di Di Mauro, verso Piacentini. Entra in area Piacentini, effettua un cross che taglia tutta la porta, lo rincorre Desideri, lo tiene in campo con il passaggio indietro a Carboni. Fallo di Hessler ai danni di Carboni, c'è un calcio di punizione in favore della Roma. Tacconi, il colpo di testa di Di Mauro, il lunghissimo rinvio di Canio in attacco
a fondo di Di Canio, chiuso da Nela e Giannini. Riaffiora qualche screzio, residuo di vecchi Roma-Lazio. Protesta ancora Di Canio, trattenuto dai compagni di squadra. Anche Maifridi è andato a calmare Di Canio, Maifridi viene rispedito in panchina. Calcio di punizione in favore della Juventus, con De Agostini e adesso Marocchi, che hanno faticato a placare le ire di Di Canio. Ancora insiste Di Canio nel battibecco con Giannini, poi batte la sua punizione lunghissima all'indietro. Aldair ha rubato palla, triangolo con Feller, fallo su Aldair, già battuta la punizione di Mauro. Giannini, tiro di Giannini, alto. Praticamente, tranne una rovesciata molto insidiosa di Rizzitelli, è stato soltanto Giannini ad inviare palloni verso la porta della Juventus. Colpo di testa di Bertold, di De Agostini, di Desideri, messa a terra la palla da Piacentini, Di Canio, ed ecco la mischia. Di Canio interviene su Piacentini. Di Canio è intervenuto alle spalle di Piacentini, Nela reagisce, vediamo le decisioni dell'arbitro, i Paceri intervengono, scene che non vorremmo mai vedere su un campo di calcio. E vediamo le decisioni dell'arbitro. Di Canio e Nela espulsi, espulsione di Di Canio e di Nela. Di Canio per l'intervento irregolare su Piacentini, Nela per fallo di reazione. Il guardalinea ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Staffoggia, che è andato ad espellere anche Giulio Cesar. Giulio Cesar aveva avuto un battibecco a sua volta, uno scherzo con Feller. È stato il guardalinea a richiamare l'attenzione dell'arbitro, espulso anche Giulio Cesar. La Juventus in 9, la Roma in 10.
Desideri verso Di Mauro, anticipato Muzzi che commette fallo allontanando da sé De Marchi, calcio di punizione in favore della Juventus. Il passaggio di Muzzi è fermato da Hessler che lancia Baggio, Baggio in vantaggio su Piacentini, Baggio, Baggio, e qui ci dovrebbe essere secondo i regolamenti un altro intervento arbitrale, perché il giocatore è stato trattenuto mentre andava solo verso la porta, ma Stafoggia adesso si dimostra abbastanza benevolo, concede soltanto un calcio di punizione. Evidentemente le espulsioni sono state già tante. Comunque ripetiamo, la disposizione ultima è che un giocatore lanciato da solo verso la porta non può essere trattenuto o atterrato, pena l'espulsione. Ancora un attacco della Juventus con Hessler che lancia Baggio, la palla è buona, Baggio, Baggio, ed è il quinto gol. Baggio al 44esimo, 5-0. Forse la Roma non meritava un punteggio così rilevante, specialmente per quello che ha fatto vedere nella fase iniziale del secondo tempo. Comunque, il numero dei gol è relativo, la Juventus è stata padrona del campo e sulla sua vittoria non ci sono ombre. Siamo già nei minuti di recupero. Carboni, Muzzi, Carboni, la Roma in avanti, palla che spiova in area, il colpo di testa di De Agostini, quello di Aldair, ed è il fischio. No, c'è un calcio di punizione per fallo di Hessler su Aldair. Sembrava il gesto risolutore dell'arbitro, invece il calcio di punizione. Aldair manda la palla verso Giannini. Feller non riesce, ormai il morale non c'è più, non riesce a controllare la palla. E De Agostini lancia lunghissimo un pallone, mentre Stafoggia manda le squadre negli spogliatoi. A Torino il risultato è pesante per la Roma, 5-0 in favore della Juventus.